Dunque, io direi di lasciare la parola ai giudici, perché adesso potranno parlare un pochino anche delle loro attività, delle scuole che hanno, dei corsi che tengono. Per cui, Sabrina, io lascio a te il microfono e poi puoi lasciarlo anche a Barba e Elena. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, premetto che è stato difficile, perché veramente sono stati tutti bravi. Complimenti a tutti da parte nostra, perché anche solo avere il coraggio per alcuni di partecipare e buttarsi in queste cose è sempre apprezzato. Quindi, veniamo subito. Sì, allora, devo farmi un minimo di pubblicità. Insegno al Como Danza Dogi K-pop, cover dance. Quindi, l'11 giugno faremo uno stage per così di promozione. Noi abbiamo il corso il martedì, ma l'anno prossimo pensiamo di aprirne un altro, quindi chi vuole venire l'11 giugno ci sono i volantini al banco info e vi aspetto. Veniamo noi. Passo la... giusto, non veniamo noi, veniamo loro. Dicono due parole e poi vi faremo sapere il nostro verdetto. Ciao a tutti, io sono Barbara, sono insegnante di pop da 15 anni e ormai da quasi 6 di K-pop a Brescia. Volevo dire solo una cosa, siete stati tutti bravissimi, oltre a essere stato molto difficile scegliere, qua bisognerebbe spendere menzioni speciali per tutti, quindi purtroppo ci limiteremo a poi dare i tre classificati. Voglio solo dire una cosa velocissima a seguito della tragedia che ha sconvolto il mondo K-pop di questa settimana. Mi raccomando, parte tutto da voi. Condividete una passione importante. Come ho detto al Gardacon a Brescia, non permettete mai che questa passione vi divida o vi metta uno contro l'altro, perché non sono Blackpink ma sono le Seraphim, non sono BTS ma sono gli ATEEZ, ok, o gli Stray Kids. Non permettete mai che questa cosa vi divida, vi carichi di magari tensione, di che anche questi bellissimi confronti che avvengono su questo palco, perché sono dei bellissimi confronti, sono cose sane, possano rovinare ciò che è una cosa bellissima da condividere, perché la musica, la danza, sotto ogni forma, sotto ogni dimensione, è l'unico linguaggio universale. Quindi mi raccomando, conservatevi così come siete, ok? Detto questo, passo la parola alla mia collega. Ciao a tutti, io sono Elena Premazzi, insegno Inti Ballet nella città di Como, insegno hip hop e video dance da 15 anni circa e alla scuola facciamo dalla danza classica, moderna, hip hop, teatro, canto, tutto quello che volete. Abbiamo allo stand, abbiamo i volantini se volete, l'11 giugno faremo il saggio al teatro sociale e tante altre attività, visitate pure il sito. E se volete venire a trovarci, siamo vicino alla questura di Como. Grazie, è stato veramente bello partecipare a questo contest. Spero di ritornarci. Grazie, Floriana. E grazie alla scuola di danza per cui lavoro, T-Ballet. E adesso possiamo venire alla classifica. Vai! Terzo classificato. Eccomi, iniziamo subito con un bel pari merito. Ci abbiamo due terzi classificati perché ci stavamo menando dietro, eravamo molto indecisi fra due di voi e alla fine hanno vinto tutti e due, perché nessuno di noi ha mollato la sua posizione. Quindi, il terzo posto sono Reb e Erin. Bravissime! Bravissime! Un applauso, brave! Meritatissimo! Al
al secondo posto, oh, Nicole. Dai, Nicole. Occhio. Ed ecco il primo posto. Pronti? Allora no, aspetta, voglio dire una cosa. Qui siamo tutte d'accordo, poi eravamo tutte d'accordo, non ci siamo dovute strappare i capelli, eravamo proprio tutti all'unanimità, giusto? Giusto. Quindi al primo posto, brava Nat. Brava, bravissima. Brava Nat. Complimenti, questa è tua. Nat, questa è tua. Grazie, passo. Loriana, vuoi concludere tu? Questo è tipo quel quadro dove ci sono io e l'altro tizio che si toccano. Cioè, veramente, io veramente. Comunque, bravissime tutte, siete state magnifiche e un grazie immenso va soprattutto ai nostri giudici che sono venuti qui per noi, per il nostro contest. Per noi è sempre un enorme piacere ospitarli. Se volete farvi due chiacchiere con i nostri giudici per i loro corsi, per tutte le attività che svolgono, potete venire tranquillamente al banco info dell'area K-pop al padiglione B. Alle 14 terremo lo showcase K-pop. Alle 15 talk sugli Unpopular Opinion con la nostra Silvia Stovtok che sta lì. Alle 16 attività più importante in assoluto, K-pop Random Play Dance. Quindi mi raccomando, vi voglio lì perché faccio l'appello, sappiatelo. Un applauso a Flo! A tutti, grazie pubblico del Como Fan, grazie anche al Como Fan che ci ha permesso di svolgere il nostro contest qui sul palco centrale, per noi significa davvero tantissimo. E nulla, sorelle care, ci rivediamo in area K-pop. Grazie mille a tutti.